contemplando il volto dell'icona, trovavo un volto di una serenità che esprime la speranza. Ecco il messaggio che viene anche da Montevergine. È un invito alla speranza quello che Monsignor Rino Fisichella lancia da Montevergine, il prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione responsabile dell'organizzazione per il Giubileo del 2025. Ieri mattina ha celebrato la Santa Messa in onore della Madonna all'interno della Basilica Cattedrale dopo aver visitato il Museo di Montevergine. Il Giubileo del 2025 rappresenta un punto saldo di riferimento per i pellegrini che hanno bisogno di certezze, coraggio, preghiere e speranza. Tutti noi siamo in questo pellegrinaggio pellegrini di speranza, come ci chiede Papa Francesco. E da Montevergine, con quell'icona così impressionante, viene ancora di più confermato quanto noi siamo, desiderosi di speranza e portatori di speranza. Un momento di grande emozione e di intensa preghiera, a parlare di speranze anche l'abate Riccardo Guariglia, che ha fatto gli onori di casa insieme al sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio. L'abate ricorda in maniera particolare le tante persone che sono all'estero e che quando tornano nella propria terra non mancano mai a Montevergine per un saluto a mamma Schiavona. Far ritornare qua i nostri immigrati. Noi abbiamo questo grande legame con gli immigrati che si trovano all'estero, perché la cosa bella che io ho notato in questi anni da quando sono a Montevergine è che i nostri immigrati hanno portato nel loro cuore proprio la Madonna di Montevergine e dove si trovano la celebrano la festa di Montevergine e ogni volta che tornano a casa tornano anche al santuario per fare visita alla Madonna.